Tornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Suspiria di Luca Guadagnino. Allora, la recensione sarà senza spoiler, come praticamente tutte le recensioni di Non Aprite Questo Blog. Il nostro intento è cercare di farvi andare al cinema a vedere le cose buone e diciamo evitare di sprecare tempo a vedere le cose meno buone, inutili, insomma, che non danno molto. Siamo stati invitati all'anteprima stampa di Suspiria di Luca Guadagnino, film con Tilda Swinton, sua grande amica da tantissimi anni, infatti è sempre presente nei suoi film, e con Dakota Johnson, che vabbè, ci arriveremo, è una bellissima e bravissima attrice, o almeno lo ha dimostrato in questo film di essere una bravissima attrice. È giusto o non è giusto rifare i film, quindi fare dei remake? Secondo me è giusto per farla breve, perché comunque tantissimi cult che oggi sono considerati in realtà dei film non remake, sono dei remake, quindi non stiamo lì a troppo a menare il torrone. I film hanno bisogno anche a volte di essere presi e ricontestualizzati nell'epoca moderna, quindi tantissimi film degli anni passati sono stati dopo decenni rifatti. Questo è un film che primo Suspiria del 1977, questo è del 2018, anche se uscirà l'1 gennaio 2019, doveva uscire a dicembre per quello che ricordo. Comunque io lo considero un film del 2018, tant'è ho deciso di fare un video su quale sia il miglior film del 2018, horror ovviamente, secondo me. Io ho scelto di mettere dentro due candidati che sono Ereditari e La Casa delle Bambole, e aggiungo anche Suspiria di Luca Guadagnino perché se lo merita, e vi dirò in questo video quale dei tre, vi parlerò di tutti e tre i film e delle analogie, ci sono, per alcuni film ci sono delle analogie, e poi vi dirò quale secondo me di questi tre film è il miglior film del 2018. Ovviamente sarà sempre senza spoiler, così il primo gennaio potrete andare al cinema. Pensate che figata fare il capodanno senza spaccarvi troppo, non esagerate con alcol, droga, ma state tranquilli, così poi il primo gennaio vi sparate al cinema Suspiria di Luca Guadagnino. Vi dico già che è un film che dura 2 ore e 35 minuti, una roba del genere, quindi è già un film lunghissimo, che mi verrebbe da dire che è raccontato in maniera molto lenta, ma in realtà a me queste 2 ore e mezza non mi sono, cioè io non pensavo durasse 2 ore e mezza, mi è sembrato lungo, però non così tanto. Alla fine io ero stanchissimo perché sono 2 giorni che faccio tardi, ma tipo che dormo 4 ore a notte, perché mi è venuta la fissa di guardare una puntata dietro l'altra di The Purge, la serie che attualmente trovate su Prime Video, e quindi sono arrivato all'anteprima di Suspiria che ho detto oh mio Dio, no, mi addormento sicuro, mi addormento, non posso addormentarmi. Però mi sono anche detto una cosa, che è un ragionamento che io faccio abbastanza spesso con i film, perché li guardo sempre tardi, film horror, perché ho un bambino piccolo e quindi aspetto che tutti vadano a dormire e pam, magari alle 11 mi metto un film e quindi sono già stanco della giornata, di tutto quello che ho fatto. E se un film riesce comunque a non farmi addormentare, insomma tiro le mezzanotte, l'una, le due, vuol dire che è un film che ha fatto bene, che ha saputo catturarmi e ha saputo mantenere la mia attenzione per tanto tempo. Quindi questo è un po' un parametro che ho, però questo film meritava tutta la mia attenzione e l'ha avuta sin dal primo minuto, ed è riuscito a farmi non sentire per nulla stanco, non avevo più sonno e l'ho guardato tutto con veramente un grandissimo interesse, perché è un film girato veramente con una maestria incredibile, al pari di Ereditari, al pari di La Casa delle Bambole. È un film girato benissimo, ha un lavoro sull'audio che è pazzesco. Io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli e un po' sono preoccupato perché ho paura che la trasposizione in italiano perda qualcosa. Spero che riescano a fare un lavoro dove tutto è equilibrato come nella versione originale, perché la presa diretta con il lavoro che è stato fatto sui suoni è qualcosa di fenomenale. Questo film è uno stimolo continuo per il vostro timpano. Sembra quasi, mi è venuto da dire, un film ASMR. Andate a cercare cosa sono i video ASMR. Comunque sono dei video dove la gente fa dei suoni stimolanti per il cervello, oppure parla in maniera molto, molto bassa, tipo parla in questo modo, un po' così.
vicino al microfono. Parla in questo modo un po' così, no? Che dovrebbe stimolare. Ma vaffanculo, va. A parte sta cazzata, comunque no, è vero, il film stimola, cioè senti dei rumori veramente belli, veramente sembra di fare un bagno nei rumori. È un film sulla danza, quindi vabbè, la storia è la stessa, ma i film sono diversi e raccontano due storie diverse. Però comunque c'è una scuola di danza in Germania, una ragazza americana che va a studiare in questa scuola di danza, il contesto in cui viene raccontata la storia nel film di Luca Guadagnino è molto più ampio, si parla di politica, ci sono degli episodi legati al periodo storico, terrorismo, eccetera eccetera, che fanno da contorno a questa storia all'interno della scuola di danza. È un film femminista questo. Secondo me è un film femminista, poi non saprei dirvi esattamente in che termini, però le streghe, se non sapete che Suspiria parla di streghe, non venitemi a dire che è uno spoiler. Le streghe non sono le streghe del film di Dario Argento, queste streghe hanno una vita sociale al di fuori, fanno cose, sono come un gruppo di femministe che vivono insieme, si ritrovano e fanno delle cose, insomma, non vi dico altro per non dirvi troppo. Le scene di danza sono qualcosa di fenomenale, se amate la danza amerete questo film. Spero che amiate sia la danza che l'horror, perché se amate solo la danza e andate a vederlo rimarrete scioccati da qualche scena. Tilda Swinton è un fenomeno, Dakota Johnson bravissima, bellissima, è un film sensuale, estremamente arrapante, non si vedono tette, cioè no, si vedono ma non nel senso in cui tendete voi, porcelloni, è un film sensuale proprio, è un film sexy, c'è di tutto, veramente una marea di emozioni, però bisogna rimanere concentrati, seguire ogni singolo rumore, ogni singolo passo, ogni singolo sguardo, tutto, bisogna seguire tutto con attenzione per poterlo apprezzare a pieno. Vi faccio vedere un estratto e così capite un po' che tipo di... Quando parlo di suono, di scene veramente costruite ad arte, secondo me questa scena già vi fa capire. Sì, ipnosi. E qui c'è la linea fra i gomiti. Guarda avanti. Perfetto. E Morfeo. E qui non troppo vicino al viso, come se avessi in mano un uccellino. Il film ha anche delle scene horror, è horror, ci sono tanti momenti in cui diventerà horror, diventerà spaventoso. Guadagnino è stato capace di fare un film che cita Dario Argento ma non lo scimmiotta mai, non lo fotocopia mai, non tenta mai di fare quello che fa Dario Argento. Io ho rivisto Suspiria di Dario Argento qualche giorno prima perché volevo proprio arrivare là preparato, perché comunque l'ho visto tantissimi anni fa, non me lo ricordavo. Quindi sono andato avendo ancora le sensazioni di Suspiria del 1977 e sono completamente diverse le sensazioni, perché Suspiria del 1977 ha delle meccaniche per creare la tensione che sono completamente diverse e stupende anche in quel caso lì, però questo qua è un film diverso. Vi consiglio assolutamente di vederlo con la massima attenzione, quindi spegnete il cellulare, togliete il computer, disattivate le notifiche da qualunque roba, perché ci vuole la massima attenzione per apprezzare un'opera del genere. Luca Guadagnino, ma io mi auguro che faccia degli altri horror, ma addirittura, adesso non vorrei dire una bestemmia, però anche un sequel si potrebbe fare di Suspiria. Questo è un cult, ragazzi, questo è un cult. È uno dei rarissimi casi
in cui un cult viene rifatto e in realtà non è stato rifatto. Non è stato rifatto, è un altro film. È un altro film. È riuscito Luca Guadagnino a essere un fan di Dario Argento, aver visto il film tantissimi anni fa, probabilmente l'avrà anche rivisto dopo, e a non farsi condizionare nel modo sbagliato. Quindi fondamentalmente io che colleziono film horror e mi piace tenerli, io avrò Suspiria di Dario Argento e Suspiria di Luca Guadagnino vicini sul... proprio uno di fianco all'altro sulla libreria. Quando uscirà l'edizione li avrò vicini e non staranno male insieme, saranno come due gemelli eterozigoti. Se non sapete cosa vuol dire che sono, insomma, sono quei gemelli che non sono uguali, che non sono identici. Vabbè, era un modo per fare una metafora del cazzo. C'è un momento in questo film che vi disorienterà e se avete visto Ereditari vi garantisco che la sensazione sarà molto simile, e questo a me è piaciuto molto, perché essere disorientato da un film, cioè un film che mi fa credere di essere una cosa e poi diventa un'altra ancora, poi cambia e non è prevedibile. Questo è un film che non è prevedibile, eppure tutti conosciamo la storia, non è prevedibile. Adesso sta passando una fottuta ambulanza, è recitato da Dio, e Tilda Swinton interpreta anche dei personaggi che in più, che non so se è meglio se lo sappiate prima o dopo, ma lei è in grado veramente di fare qualcosa di incredibile con questi personaggi, perché fa qualcosa veramente di fenomenale. È una grandissima attrice. E invece Dakota Johnson è bravissima e ti incanta. Lei è, non ve lo posso dire, ti incanta. È bellissima. C'è una cura dei dettagli nella regia, nel montaggio. Nulla è lasciato al caso. Ed è un film anche che poi alla fine, oltre ad essere molto sofisticato, molto, è un film d'autore, ragazzi. È un horror d'autore. È anche molto, tanto, tanto, tanto horror. E anche splatter. E insomma, ti fa fare quella... Sapete quando guardate un film e fate... Oh, oddio. Quelle scene... Sai quelle scene che... Oh. Vabbè, e quindi c'è tutto. Uscirete dal cinema come se vi avessero messo dentro una lavatrice e poi si apre lo sportello di colpo e finite fuori. Finite per strada su marciapiede. Io quando sono uscito dovevo fare la reaction e ho dovuto fare dei respiri perché ero troppo... ero eccitato, ero gasato, ero frastornato. Quindi ho dovuto mettermi un attimo calma, allora cosa dico? Perché non sapevo cosa dire, ero troppo emozionato. Spero di essere riuscito a trasmettervi quello che il film vi potrà dare, quello che vale questo film, senza spoilerare nulla, perché questo è il mio intento. Andate a vederlo il 1 gennaio, venite poi a scrivere qua nei commenti se vi è piaciuto, mettete like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ma soprattutto cliccate sulla campanella, perché se no non ricevete le notifiche dei video. Ogni vostra azione per noi è fondamentale per poter crescere un po'. Poi detto ciò, non è che ce ne frega un cazzo di diventare come fa VJ, possiamo anche essere 10, 100, 1000, non mi importa che siamo 300.000 come Ciccio Gamer e tutti gli altri del circo di YouTube. Ultima cosa, saluto il mio amico Il Mattino all'Horror in Bocca, che mi ha gentilmente citato in un suo video mettendo una mia foto dove faccio una faccia tipo grazie, soprattutto per la scelta della foto. Comunque lui è... a me piace, io lo seguo, quindi se vi va seguitelo. E niente, dai, ci vediamo prossimo video! This is a waltz thinking.